dato lo spazio a queste cose, sono stati utilizzati per aumento dei nostri stipendi, quindi se diamo di soldi, se vogliamo bisogna capire un attimo cosa siamo fondati o no. Questo non c'è, stata nessuna richiesta. Qualora arrivasse, no, attenzione, qualora arrivasse una richiesta di aumento dal consigliere Cassarà di prendere nota, se ha queste informazioni, riceverà e noi vedremo dare questa rettifica. Le scuole hanno avuto la prima rata di dotazione per poter partire, quindi non capisco come fanno a dire che non hanno questi fondi. Ecco, l'unica segnalazione che abbiamo avuto è che la fotocopiatrice della sola media non funzionava. Dopo 2 giorni aveva una fotocopiatrice nuova. Perché era prevedere come è stato sostituito. No, la segnalazione però deve essere limitata. No, se c'è qualcosa che non c'è, non c'è. Sì, 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 i tempi tecnici per un comune di questo non ci sono. No, era già previsto nel contratto. Attenzione, questo è vero, che vedete che lei sta continuando a denigrare quello che è un discorso positivo. Allora, la nostra efficienza, il tentativo di efficienza è questo, che dopo 2 giorni che la scuola media ci ha fatto questa segnalazione, almeno comunque la fotocopiatrice funzionante. E può essere visto come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, non vedere mezzo vuoto, per me è un motivo di soddisfazione. Questo è tutto questo, è ordinaria amministrazione. E ci mancherebbe altro che lasciarlo alla scuola. È ordinaria amministrazione. Non posso capire fino a un certo punto perché ci sono problematiche di bilancio, ma è ordinaria amministrazione. L'unica cosa che avete messo in bilancio in mano l'avete fatto, quindi il professore civico, non l'avete fatto. E chiudo qua la parentesi, perché il mio discorso è questo. Io mi auguro soltanto, perché a me piace vedere le cose a costruttivo, perché a previsione si possono dire tante di quelle cose che, però mi piace, vado a costruttivo. Io mi auguro che quello che voi avete risparmiato per la salarizzazione, per tante cose che avete fatto di bello eccetera, che non siano diminuite la qualità del servizio. È questo che mi interessa più che altro. Però attenzione, perché se mi accorgo a consultivo alla fine dell'anno scolastico che il servizio pur per risparmiare è diminuito, oppure ci sono dei bambini che non hanno raggiunto la qualità, che non hanno ottenuto la qualità del servizio, e allora non ci sarà più un buonismo da parte, perlomeno da parte mia. Perché fino adesso non ho ancora visto nulla di quello che dovete fare. Aspetto il consultivo anche per tante altre cose. Quando ci sarà il consultivo, allora ci sarà la discussione e vedremo se il risparmio che avete avuto, che avete ottenuto, è dovuto a effettivamente una stessa qualità di servizio con un risparmio, oppure è soltanto una riduzione della qualità del servizio. Questo è uno dei nostri obiettivi, di vigilare per far sì che questa qualità del servizio non sia modificata. Questa è la nostra priorità e saremo molto molto attenti perché questo non accada. Per quanto riguarda il discorso dell'ordinaria amministrazione, e anche la gestione della casa è un'ordinaria amministrazione, però se non sta attento rischia magari di andare fuori con le spese. Quindi darei un'importanza anche qui fondamentale nel gestire l'ordinaria dell'ufficio amministrazione, senza controllo e senza queste verifiche diventa poi tutto magari più difficile, diciamo così. Proseguo. Allora, continuata l'erogazione forfettaria dei rimborsi per le spese di trasporto scolastico, i premi di studi per alunni meritevoli di scuole superiori e università, che sono stati aumentati da 10.000 a 15.000 euro, il rimborso spesa parziale forfettario per il libro di testo ad alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, frequentanti scuole sia in paese che fuori paese. Prosegue l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e con difficoltà d'apprendimento tramite l'integrazione delle ore di sostegno statali per tutti gli alunni certificati, con l'attuazione di progetti integrati con le attività di doposcuola presso la scuola nuova e presso la parrocchia. Sono stati mantenuti ed incrementati sia in termini di ore che di personale i servizi di prescuola e post-scuola per la scuola dell'infanzia e primaria. È stato riattivato con decorrenza 20 settembre il servizio di refezione scolastica presso la scuola Moro non attivo nell'anno scolastico precedente per modifiche di orario decise dalla direzione.
Inoltre, sempre con decorrenza del 20 settembre, viene attivato il nuovo servizio di doposcuola per alunni della scuola Moro che si svolgerà da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Si specifica che sia il servizio di doposcuola che di riflessione scolastica avvengono alla presenza di educatori professionali pagati dall'amministrazione. Sono stati inoltre riproposti e potenziati i centri estivi presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Prosecuzione e potenziamento anche per l'iniziativa Doppia Scuola Reddito Merito, promossa dalla Regione Lombardia, grazie a cui 156 utenti sovviatesi, 116 a settembre 2009, quindi 40 utenti in più, hanno usufruito dei buoni regionali utilizzabili per gli acquisti scolastici Doppia Reddito, per un totale di 32.900 euro transitati dalla Regione alle famiglie sovviatesi. Nel corso del mese di settembre si provvede inoltre al caricamento delle istanze dote scuola merito. Questo dipende dai punteggi ottenuti, quindi non è per tutti. Scusa, anche questo può essere considerato ordinaria gestione, ma non lo è, perché sono stati fatti degli sforzi importanti, come dicevo prima, in collaborazione con i genitori, con l'oratorio, quindi con queste figure già presenti sul territorio, dove dare un'ampia scelta alle famiglie e quindi far pesare meno quelli che sono i pomeriggi che prima comunque non c'erano, quindi sia la messa che questo dopo scuola con persone che possono, anzi devono far fare i compiti o con dei laboratori, quindi sono delle aggiunte che hanno visto come amministrazione uno sforzo notevole per organizzarle, però questo è stato possibile solo grazie ai genitori, a questi comitati. Quindi io vorrei invitare chi, come voi, ha a cuore sugli altri di intervenire, quindi sottolineare queste cose. Non sono negative, sono positive. Se poi riusciamo anche a fare, a compensare magari una spesa dall'altra parte, quindi ridurla per creare queste nuove opportunità, ben meglio. Quindi io le vedo come una cosa condivisibile, soprattutto in questi momenti di crisi, dove la sussidiarietà, perché si parla di sussidiarietà, è questo, diciamo, il senso, è quello di andare dove non può arrivare il comune amministrazione a utilizzare il privato e il volontario, e questo è il discorso. No, ma sono più che apprezzabili queste cose, però non compensano sicuramente i servizi che vengono a mancare. Consigliere Colombo, giovedì io voglio, se ci siamo, tutti io ci sono sicuramente, li vediamo punto per punto, andiamo a verificare questi 91 euro, quindi non questo, quindi il giovedì prossimo li verifichiamo punto per punto, siamo disponibili, spero che ci sia tanta gente, cosa almeno evitiamo poi di essere frainteso oppure di non essere capito, però io sono sicuro, perché l'abbiamo fatta, l'abbiamo vista assieme, che questo non va a, diciamo, a togliere quello che è il servizio. Poi logicamente dobbiamo stare attenti noi come amministrazione, come maggioranza, ma soprattutto voi, perché è il vostro compito andare a verificare e sottolineare eventuali mancanze. Questo, abbiamo bisogno di questa forse sì. Si manteneva la discussione del piano del Consiglio Comunale, abbiamo sviscerato prima